Inizialmente dal megaschermo il saluto a Franco Sensi. I sentimenti del Napoli rappresentati da De Laurentiis alla signora Sensi in tribuna d'onore. Molti vuoti nel settore riservato alla tifoseria partenopea, il grosso non è ancora arrivato in treno da Napoli. Roma senza Totti, Taddei, Perrotta, Cassetti esterno alto a destra. Napoli con Dennis e Lavezzi, indisponibile Mannini, vitale titolare. Ritrova la Serie A a Rizzoli, lasciata il 13 aprile dopo essere stato messo in castigo per il noto episodio con Totti. Il minuto di raccoglimento dedicato a Franco Sensi, grande intensità emotiva allo Stadio Olimpico di Roma. La partita. Duro subito Juan su Lavezzi, non viene ammonito. Poi Sisigno cerca Aquilani, qui non riesce la deviazione di prima in area. Vitale propone il cross e rischia l'autorete, Mexès salvato dal proprio portiere. Grande riflesso di Doni che evita l'autogol. Arretra la difesa della Roma, allora prova Hamsik, Doni con sicurezza. Forse c'è un intervento irregolare di Battista su Santa Croce, lascia giocare Rizzoli. Allora De Rossi pennella un'assistenza per Aquilani, stop e destro che vale il vantaggio della Roma. Al 29esimo del primo tempo Roma 1, Napoli 0. Morbido De Rossi, Aquilani perfetto l'inserimento e poi allunga il passo per anticipare Iezzo, cui riesce una deviazione non però decisiva. Battista da fuori area, un destro che non incide. Poi Aquilani, delizioso il passaggio filtrante per Vucinic, troppo sicuro con il piatto destro. Si salva il Napoli. Trefoloni, quarto uomo, al suo da fare per tenere a bada Spalletti, ben al di fuori della zona di pertinenza dell'allenatore. Cross di Rise, Aquilani arretra, destro insidioso, Iezzo all'altezza della situazione. Merita la riproposizione della sua parata. Poi all'inizio del secondo tempo arrivano i tifosi del Napoli. Il treno è partito da Napoli con 3 ore di ritardo. Gargano, grande punizione, cercava l'angolo sotto l'incrocio dei pali. Poi al quarto della ripresa Santa Croce ammonito per questo intervento su Battista. Dennis si libera ma strozza la conclusione Mancina. Spalletti capisce che qualcosa non va nella sua squadra, troppo molle all'inizio della ripresa. Numero di Lavezzi, salta 3 avversari e poi cerca l'angolino basso più lontano, scarica la rabbia per non aver segnato sui cartelloni e pubblicitari. Una grande giocata, ha sbagliato poi la conclusione. Gargano, traversone e apre troppo la volée Hamsik. È una Roma palesemente in difficoltà. Il Napoli rimane in 10 al 9. Santa Croce, secondo giallo, dunque espulsione. Stavolta l'intervento è su Vucinic. Ma in 10, mentre Reja corregge l'impostazione tattica, difesa a 4, ecco il Napoli. Corner, poi Dennis, Hamsik, traversa, tapin dello stesso slovacco. E il Napoli al 10° del secondo tempo trova il pareggio in 10 contro 11. Dennis Hamsik sbaglia la prima chance ma è molto reattivo sulla seconda, nonostante il tentativo quasi d'arti marziali di De Rossi in estremis. Sembra partire regolarmente Hamsik in linea con Sisigno. Ecco ancora un replay, l'esultanza da lontano di Iezzo. La Roma con il cross di Rise, trattenuto forse per un braccio Aquilani da Contini. Rizzoli non concede il rigore e anzi ammonisce per proteste De Rossi. Roma in attacco. Vucinic, Battista, il suo altruismo per Sisigno, salva per il Napoli Blasi che esulta come se avesse segnato un gol. Poi l'esordio con la maglia della Roma di Menez al posto di Sisigno. Vucinic prova a sorprendere il Napoli su punizione, De Rossi, Aquilani mette fuori ma era in fuorigioco. Entra intanto, come abbiamo visto, anche Tonetto al posto di Rise, una conclusione di Aquilani da fuori. Pazienza al posto di Hamsik, nel Napoli anche Rinaudo per Vitale. Lavezzi gli chiude la strada all'ottimo Doni, era una grande chance. Poi Okaka al posto di Battista. De Rossi, Okaka prova a schiacciare, a incrociare di testa, altra occasione da gol fallita. Intesa tra Blasi e Lavezzi che si libera per la soluzione di sinistro. Doni, uno dei migliori tra i suoi, dice no, di piede. Intensissima la fase finale. Errore di Rinaudo, 2 opportunità per Menez, le sbaglia entrambe. Troppo morbido nella prima e poi non sufficientemente coordinato nella seconda. Roma in zona d'attacco. Menez, traversone, Okaka non è rapido e poi salva tutto per il Napoli Contini. Guardate al quinto dei 6 minuti di recupero cosa combina Doni con la sua sicurezza in palleggio su Lavezzi. Finisce 1-1. La soddisfazione di Rea che saluta tutti i suoi ragazzi. Riproponiamo il gol del pareggio di Hamsik, grande secondo tempo del Napoli. Possiamo staccare con il montaggio di Claudio De Paolis.
Dal 2003 la Roma vinceva la prima di campionato, oggi non ha saputo gestire vantaggio e superiorità numerica. Sorprendente la passività giallorossa in avvio di ripresa. Note positive per il Napoli. Convinzione, carattere, solidità di impianto. Lavezzi ancora in forma olimpica, Gargano è un autentico uomo squadra. Ed ora